Noi abbiamo delle forme e dei colori molto accattivanti. Qua per la prima volta presentiamo questo prodotto che è un ibrido di ciò che avevamo prima. Si chiama Orion, che è diciamo l'equivalente di questo rosso sub e testa messi insieme. Lo scopo di questo prodotto è di avere una colonna di altissima fedeltà, volendo anche di altissima potenza, per chi vuole avere un suono pulito, efficiente a qualsiasi livello di SPL, è un ottimo prodotto. Un altro prodotto si chiama Zephyrus, è il più piccolino delle nostre famiglie, è un 5 pollici coassiale, full range, si può abbinare a un 12 pollici, quindi si può tagliare o no e far funzionare in diversi modi, adatto per le installazioni nei ristoranti, amusement park, musei eccetera. I nostri prodotti più grossi e più appariscenti sono ovviamente da installazione fissa, ma sono più adatti ai grossi club o a installazioni all'aperto. Il motivo per il quale i nostri sistemi sono così appariscenti, così grandi e ingombranti, paradossalmente non è derivata da una scelta di design, ma è una scelta puramente tecnica, ovvero le forme di queste trombe, le dimensioni delle trombe sono dettate da schemi matematici per la riproduzione del suono in maniera ottimale. Anche se usiamo lo stesso componente in questo prodotto qua o in quello lassù, la grandezza della tromba cambia in base al risultato che vogliamo ottenere, quindi la dispersione, la pressione sonora o la gittata. In particolare noi penso che siamo gli unici a creare un sub completamente caricato a tromba con una tromba importante di 4 metri che sviluppa una sensibilità di 110 dB, 1 watt, 1 metro, cose abbastanza rare oggigiorno nelle casse. E la nostra scelta è di andare quanto più possibile sul caricamento a tromba, perché i nostri ingegneri sono dei puristi dell'audio, per cui cerchiamo di fare dei progetti che suonino da soli senza avere troppo bisogno dell'intervento dell'elettronica.